Al nostro avviso non si esclude, anzi, non vi è affatto un'esclusione della necessità di rispettare le norme in tema di sicurezza. È chiaro che il riferimento per tema è soltanto al prodotto che viene scambiato, ceduto, ma questo ovviamente non esonera chi che sia dal rispetto delle norme vigenti nel momento in cui una certa attività viene posta in essere. Se così fosse, noi dovremmo dire che questa semplificazione libera, per esempio, dal rispetto delle norme in tema di caporalato. Non mi sembra che questo possa essere sostenibile, ovviamente ho usato un paradosso. Quindi non è un richiamo per escludere, è un richiamo per rapportare l'attività di cessione ad una specifica normativa che il settore esige venga richiamata. Ma mi sembra che, e in questo sono d'accordo con l'emendamento presentato, va sottolineato anche a livello di interpretazione che non si tratta di un'esclusione di norme, ma di una inclusione per una più ferrea applicazione di questi parametri. Quindi la sicurezza sul lavoro va certamente applicata e niente e nessuno può escluderla dai parametri applicativi. Ci asterremo pertanto per queste ragioni su questo emendamento. Grazie. Non ho altri iscritti a parlare. Parere contrario del relatore e del Governo. 3.57 Gagnarli. La votazione è aperta. Adornato. D'Ambrosio, Palese. Sandra Savino. Ci siamo? Non vedo altre mani alzate. La votazione è chiusa. Presenti 425, votanti 401, astenuti 24, maggioranza 201, favori 108, contrari 293, la Camera respinge. Passiamo quindi all'emendamento Brignone 3.58. Essendo stato precedentemente soppresso il comma 3, l'emendamento sarà posto in votazione espungendo il riferimento a tale comma. Quindi 3.58 Brignone, parere contrario del relatore, del Governo e della Quinta Commissione, nessuno chiede di intervenire, la votazione è aperta. Sarti. Altri che non riescano a votare? Palma. Bene, hanno votato tutti? La votazione è chiusa. Presenti 429, tanti 425, astenuti 4, maggioranza 213, favori 100, contrari 325. La Camera respinge 3.59 Brignone. Se nessuno chiede di intervenire, parere contrario, relatore e Governo, la votazione è aperta. Che succede? Bene. Altri? Sì, Silvia Giordano ha votato. Battelli ha votato, ok. Altri? Lassù, Moscat. Bene. Ci sono altri? La votazione è chiusa. Presenti 430, votanti 410, astenuti 20, maggioranza 206, favori 84, contrari 326. La Camera respinge 3.60 Zolezzi. Prego, Nolè Mantero. Grazie Presidente. Allora, questo emendamento e gli emendamenti successivi fanno una cosa che noi riteniamo piuttosto importante, ovvero dare la possibilità ai comuni di dare agevolazioni fiscali e di fare pubblicità sul sito del comune a tutte quelle attività principalmente portate alla somministrazione di alimenti e bevande che facciano pratiche virtuose sul territorio comunale, ovvero utilizzino principalmente almeno per l'80% prodotti della filiera locale, prodotti rientranti nell'area appunto della provincia, del comune locale, utilizzino per almeno il 50% di prodotti alla spina oppure praticano attività